Vi siete mai chiesti perché una donna di malaffare a Napoli è detta zoccola? Uno può pensare che zoccola derivi da, per esempio dal topo, magari per la prolificità delle zoccole, oppure da antorcula, che erano le fiaccole delle vecchie delle prostitute che dovevano appunto con la luce attirare i clienti. Niente affatto. Zoccola deriva non già dal topo, bensì dagli alti zoccoletti che le nobildonne del Settecento indossavano lungo la via Toledo. Sì, per evitare che il vestito si infangasse, si lordasse nel fango, nella zanga della via Toledo, le nobildonne avevano dei tacchi sempre più alti. Le prostitute dei quartieri spagnoli, che si acconciavano in maniera sempre molto appariscente per attirare clientela, imitando le nobildonne del Settecento, cominciarono anch'esse a indossare dei tacchi, degli zoccoletti, sempre più alti. E anzi, con questi zoccoletti facevano tanto rumore per attirare la potenziale clientela. Tanto che i napoletani del Settecento cominciarono a soprannominarle le zoccolette e zucculelle. Quindi, il passaggio semantico fra zoccola e prostituta si deve al tacco e non al povero topo, che invece non ci azzecca nulla. Ci azzecca però in una delle locuzioni più belle della lingua napoletana, ma la vedremo fra un attimo. Quando qualcuno sta sobillando qualcuno, sta mettendo zizzania, sta picciando fuoco, sta inzuffando, a Napoli si dice sta mettendo pepe in culo a zoccola. In questo caso la zoccola c'entra, il topo c'entra. Siamo nel 1656, a Napoli arrivò la peste manzoniana, solo che a Napoli la peste sarà truenta, la peste nera, la peste bubbonica, diceva Totò. La peste veniva trasmessa dal topo, bisognava ammazzare i topi. Si pensò allora, si escogitò un sistema che era in uso sui mercantili, quello di catturare gli esemplari più grossi di topo e di incattivirli, in maniera che poi, rilasciati nelle fogne, avrebbero essi stessi ammazzato gli altri topi. Uno dei modi per incattivire il topo era quello di mettere del pepe nel deretano della povera bestia, ricucirlo e lasciarlo andare. Il sistema non funzionò. La peste dilagò a Napoli e decimò la popolazione, 300.000 morti su 500.000 residenti, ma rimane nell'immaginario collettivo dei napoletani il fatto che mettere uno contro un proprio simile equivale a mettere pepe in culo a zoccola. Voi a questo punto vi chiederete, ma come fu debellata la peste? Ci potrebbe servire per debellare epidemie più moderne? Bene, ci pensò lui, San Gaetano, uno dei 52 protettori della città di Napoli. Lui si occupa proprio di epidemie e pestilenze, proprio specializzato. Cosa fece? Fece un miracolo. Il 15 agosto 1656, il giorno di Ferragosto, mandò su Napoli un diluvio, una bomba d'acqua che affogò tutti i topi nelle foglie e la peste fu debellata. Ma quel giorno nasce un altro modo di dire, molto particolare, per indicare quando qualcuno muore affogato. Ancora oggi diciamo, hanno fatto la fine le zoccole. Bene, le zoccole in questione sono proprio quelle del 1656.